Beh, l'impatto all'inizio è stato anche frenetico, non lo nego, è sicuramente un incarico di grande responsabilità che non ho accettato con leggerezza e quindi avverto anche la responsabilità e la necessità di meritare rispetto alla città. Questa fiducia e l'occasione che mi è stata offerta. Donne e politica, all'interno della giunta siamo tre donne, tra l'altro, e posso dire che si è creato, spesso si dice che le donne non collaborano, non hanno fiducia nelle altre donne. In realtà penso che sia una diceria messa in Sì, giro dagli uomini. ricordiamo Federica Curzi e Stefania Esatto, Stefania Monteverde, anche Monteverde. sì. C'è un bel clima e si lavora veramente bene tra donne e uomini e anche e soprattutto tra donne. Si esclude la possibilità di una carica, insomma, con la Guarda, fascia? queste domande sono imbarazzanti Donne, proprio, sì. però Donne e voglio politica, dire, Deborah Pantano. no, va bene, però voglio dire questo, cioè, secondo me, l'ho detto tante volte, non è vero che le donne non votano le donne, perché, anzi, ci sono in alcuni casi in cui proprio le donne hanno voglia di votare le donne, hanno voglia di essere protagoniste. E credo che a Macerata ci sia l'opportunità per tante donne che vogliono avvicinarsi alla politica di poterlo fare, perché stanno vedendo un nuovo modo da parte nostra, credo, di noi donne di fare politica, perché è un fare politica molto concreto, basato sulle cose vere, reali. Io credo che c'è bisogno di più donne, c'è bisogno di questa concretezza che Quindi le non donne possono esclude politica. una candidatura futura? Bisogna di più Beh, donne, quindi ritorna chi la tace? domanda. Vabbè, No, io non escludo non niente esclude. perché nella vita Ok, non si può mai dire niente. infatti, Anzi, vabbè. mai dire mai.